questi giorni io sai che abbiamo giocato tantissimo rispetto alle altre settimane, siamo ben allenati. L'unica cosa è la forma fisica propria che ci manca un po', perché sono stati giorni di Romix devastanti. immagino. Per questo ho paura, sai che porta a perdere lucidità, però ho fiducia in lui. Per quanto riguarda Ico No, Ark, tutti invece. i match online non è possibile. Ne mostreremo solo quelli più appetitosi, diciamo. Comunque vai, Per scusa. quanto riguarda Ike invece non lo so, però ha randomizzato spesso qualche big player, se non sbaglio. Sì. Quindi dobbiamo stare attenti. Allora non vedrò Lonky. Se arriva in alto, sì. Se arriva in alto, sì, Ark. Poi chiedono com'è andata con Romix, È Rolo. stata faticosa, molto faticosa. Però alla fine l'ho scampata. Venerdì, tra l'altro, sono andato a trovarlo allo stand. Siamo riusciti a fare qualche Sì. oretta, un'oretta e mezzo di Smash. Mi ha Sì, ma fatto anche molto due, piacere. dai, anche due sono Sì. partite. Abbiamo messo la Wii U nel mio stand YouTuber e l'abbiamo conquistato. Qua tra l'altro ho giocato pure con un altro che non era capace, però voleva imparare, che si chiamava tipo Gentile Sì, qualcosa. era un YouTuber, sì. Sì. No, lo so che è uno YouTuber, però io ne conosco, mi dispiace. Vabbè, allora penso che stiamo per partire. Sì. Ok, sono nella fase di banning. Questo appunto è il primo match. Ico contro Psycho. Matchup favorevole, appunto, uno va con Rob e l'altro con Mario. Matchup favorevole sicuramente per Mario, comunque. Questo sì. Fammi d'oro, postazione 2. La K fondamentale qui. Però sai che la usa a volte in maniera impropria, diciamo. A volte di. No, invece a volte dimentica di averla, stavolta invece ha partito cannone con la K. Solo che il tempismo è tutto. Si capisce più che altro, penso che comunque la chiave del matchup qui è per Allora, forza. commenta. Fatto. Ah, devi Rilascio giocare, sul max. ok. Va bene. D'accordo, quindi sono rimasto. Allora, il match è già partito, diciamo, nella situazione di pseudo parità. Ciao SinMax nel Salve a frattempo. tutti, sono Che SinMax, questi sono qui, personaggi li conosci a memoria. sono i miei personaggi, quindi posso commentare benissimo questo E match. dici un po' del E matchup, beh, secondo te. sicuramente a favore di Mario, che come già ha detto Tyler, con la K può creare dei problemi, ecco, a Rob. Però, insomma, bisogna saperlo usare, bisogna capire i tempismi e poi c'ha l'up-air, che è un'arma formidabile contro Rob, che si acchiappa qualsiasi combo esistente nel pianeta. Quindi, insomma, a te per il resto del match. Comunque allora siamo in situazione innanzitutto di pseudo parità, Sì. 56 a 57. Sicuramente il peso influisce più su Mario che su Rob. No, cioè nel senso, in questo momento è in vantaggio Rob perché comunque ha a È più disposizione è più pesante. pesante. Però comunque l'hardbox di Rob può essere un punto debole, specialmente per un personaggio combo based come Mario, che comunque può mettere veramente stringhe di up air, up air, up B e cose del genere. Comunque fase neutral abbastanza tesa, abbiamo un down smash subito per Rob che porta Mario al 83%, e questo side smash che Un subito rip. punisce porta a casa la prima stock di questo streaming della Jupiter League 4. Vediamo come risponderà qui appunto Psycho, che gioca con la tag Raven, penso ancora in onore dei Teen Titans, Molto che è probabilmente. appunto una serie animata che A segue. lui a Sì, cuore. a lui a cuore. 93-13, vediamo se sarà in grado di recuperare subito la stock di svantaggio. Qui riesce a scudare subito la trottola e ad evitare comunque i laser, ma si fa fregare a neutral air. Ancora scudo da parte sua, bello il doppio down tilt da parte di Rob. Ancora lancia trottole, lo scudo di Mario è leggermente consumato, ma comunque dovrebbe farcela. 98 a 30 ancora. Side smash che colpisce, 41% per Mario, che riesce ad approcciare di down air, ma sbaglia il side smash, viene preso ancora dalla trottola, sbaglia il tempismo della K e si prende subito il laser. 57% a 102, però una stock di vantaggio qui per Rob. Vediamo, ancora la palla di fuoco, però ancora trottola e riesce con un ottimo harass a dare fastidio all'avversario. Siamo al 90% per Mario, che ora praticamente ha una stock di svantaggio. Un up smash non credo sarebbe ancora in grado di punire, ma già tra 10 punti percentuali Mario dovrebbe cominciare a preoccuparsi, appunto. Vediamo. La combo già non è più true per Rob. Vediamo. Lascia la Attenzione, trottola, Data ha Read. provato, sì. Provato il read con l'up smash, vediamo, 111 a 107. Ancora il laser e ancora trottola, non riesce davvero a resistere alla rassa dell'avversario qui il Mario di Psycho. Vediamo, 119, parte il dash attack da parte di Mario, che però viene preso ancora dalla trottola. 127 a 126, situazione tesissima. Prova l'up smash che viene scudato, però ancora il laser, riesce a tirare la trottola che però cade di sotto. Vediamo, sbatte qui sulla trottola ma dalla parte sbagliata. Probabilmente Ico si aspettava una sorta di spagnola. Bello questo down smash da parte di Psycho, che però non riesce a trovare assolutamente la kill. Ah, attenzione, Qui viene ottimo preso drive. ma riesce a ritornare perché è ancora alzato a mezz'aria. Rage effect massimo per Mario.
Non è da escludere il comeback, però Mario è sicuramente in una situazione davvero scomodissima. Attenzione. Oh, lo spike, lo spike con la trottola, e siamo 1-0 per Igor. Mi permetto un minimo di coaching. Ok, quindi Simax va un attimo a fare coaching appunto a Psycho. Vediamo se sarà appunto in grado di risollevare le sorti. Allora, Deku, la spagnola praticamente è una mossa che noi chiamiamo spagnola appunto perché Lanz, che è probabilmente il miglior, no, è sicuramente il miglior Rob Mayer d'Italia, ha imparato appunto in Spagna, perciò si chiama spagnola. Allora, praticamente consiste nel mettere la trottola sul bordo. L'avversario va a sbatterci contro e il knockback della trottola porta l'avversario in range per la smash di Rob. Io vado a vedere. Quella appunto è, credo sia una true combo, e viene chiamata spagnola. Sì, comunque sì. Abbiamo Simax che va a giocare, quindi il sostituto cambierò Cocaster ogni tipo 5 minuti oggi. E quest'oggi, no, adesso, in questo momento ho Kira qui con me. Ciao Kira. Quando fai 18 anni ti spiego, dice Andret. No! Io ho preferito dare la spiegazione un po' più nerd, diciamo, non scendiamo. È quella che ci interessa, perché la figa fa schifo. Vabbè, va. Mano su Dreamland. Ok, allora, il counterpick di Psycho in questo caso è Dreamland. Vediamo se sarà in grado di comunque recuperare questa partita. Dreamland, secondo te, perché nei confronti... A parte, sì, sicuramente le piattaforme che possono dare manforte, ma secondo te può dare fastidio il vento a Rob? Cioè, c'è anche questo di counterpick? Oppure comunque è un ripiego su un ban di Battlefield da parte di Ico? Io, personalmente, credo che questa arena avvantaggi più Rob che Mario. Quindi, adesso non so esattamente in che circostanze l'hanno scelta, ossia Psycho l'ha scelta, però penso sì, voleva andare su Battlefield, che è stata bannata giustamente da Ico, che può sfruttare qui il fatto delle piattaforme più alte per una up throw che già di suo è pericolosa, un up smash o un up air, mentre invece Mario dalla sua ha solo l'up smash, che comunque è una delle sue migliori kill move. Ma più di questo, io ecco, penso che sia Rob a trarre più vantaggio dallo stage. E vediamo se comunque sarà appunto, sì, il problema di Rob è sempre, come già detto, l'artbox grande nei confronti di Mario, che comunque può cercare di mettere string su string di up air, eccetera eccetera. C'è da vedere se sarà appunto in grado di farlo e di creare la situazione. In questo momento sembra subire di nuovo comunque la rassa dell'avversario. Siamo 58-87, che diventa 92 con questo down tilt. Rob potrebbe già cercare comunque una down throw a pair, o cercare ancora una decina, quindicina di punti percentuali di arras per poi cercare l'up smash di rapina. Riesce con i jab a rubare qualche danno all'avversario. Qui Psycho che prova la down throw, ma purtroppo non riesce a connettere la pair. E Ico va a rifugiarsi sulla piattaforma e poi riesce a tornare e addirittura a rilanciare la trottola all'avversario, che si trova a 109 punti percentuali. Ancora jab da parte di Psycho. Siamo a 92-109, che diventa 103 grazie a questo back air con la palla di fuoco. Vediamo Ico, bravissimo qui. Eh sì, con la pair, bravissimo nei confronti dell'avversario. Siamo 103 a 123, percentuali già altissime. No, non credo che l'aptro potrebbe fare fuori. Adesso sì, perché siamo a 131 e riesce qui. Non è propriamente una spagnola, perché ha provato a fare rientro con roll. Ha fatto quel gyro per leggere il roll e l'ha punito di conseguenza. Eh sì, complimenti, quindi bella kill da parte di Ico. Qui riesce con la K a fare una cosa un po' sneaky sneaky nei confronti dell'avversario. 17 a 122, però una stock di vantaggio per Rob, che in questo momento si ritrova, diciamo, a... Oh, ancora la K e la presa, che però mette in difficoltà relativamente Ico, che però facilmente riesce a ritornare. 137 a 21, ancora da un tilt, prova appunto il gyro, che però probabilmente va dalla parte sbagliata. Riesce comunque con molto... Stavo quasi per uccidere. Eh sì, 162, ormai la percentuale per Rico non è più tanto conveniente. Infatti arriva subito il down smash a punire l'avversario. Riesce a caricare lo splack, ad uscire anche dalla combo down throw up air dell'avversario, che continua con gli up air. Sfrutta il fatto che l'avversario è in alto per comunque mettere pressione, ma riesce a scendere ora Mario. Riesce a scendere anche Rob, entrambi si ritrovano sulla piattaforma base di Dreamland. 63 a 0. Prova la F-throw in avanti, vediamo. 0,75. Non è messo bene qui Mario. 0,80, però
Come già detto, comunque Mario può sicuramente piazzare uno dei suoi comeback nei confronti di Rob, appunto sfruttando l'hardbox grossa e il fatto che comunque Mario in Rage non è proprio il personaggio da sottovalutare, diciamo. In questo momento il rage effect è leggero, Rob non è ancora in percentuale da kill nei confronti dell'avversario se non con una down throw up air messa davvero davvero bene. Vediamo, ecco la down throw. Oh, riesce a schivare qui Psycho e quindi questa probabilmente avrebbe ucciso, non ne sono sicuro, però sicuramente avrebbe messo in grossa difficoltà l'avversario. 21 a 119 e qui rischia grosso. Mario che prova ad approcciare col fair però viene bloccato dall'avversario. 135, grossa la difficoltà qua per Mario. Vediamo, riesce con la B a prendere qualche danno percentuale. Da un throw, up air, no, non riesce a mettere terza up air, peccato. Forse un po' più in basso sarebbe riuscito comunque, cioè andando un po' più in basso sarebbe riuscito a mettere ancora un'altra up air. Forse avrebbe dovuto fast forlarlo, boh. Comunque prova l'approccio di FB, toglie la trottola, ma si fa quindi ingannare, diciamo si fa fregare dall'up smash dell'avversario, che è appunto Igo, che si porta a casa questo match per 2 a 0.